braccioli aggrottati, cucito le labbra a colazione. Ci ha messo 2 ore. Muoviti. Sono 6 scatti. No, avevamo detto 10 scatti, sono 1000 euro. Cazzo dici, Franco, non posso. La ragazza non vale 100 euro a scatto. Al massimo 40. E sono 240 euro perché me ne servono 6. Dammene 500 e facciamo 8 scatti. 7 a 300. 400. No, 300. Enrico Acciani in giro per presentare il tuo ultimo lavoro, La figlia di Mazinga, un cortometraggio che ha avuto tantissimo successo, soprattutto al Festival di Cannes, dove sei stato selezionato appunto per portare questo tuo ultimo lavoro. Sì, La figlia di Mazinga è un corto indipendente. Abbiamo girato a luglio del 2017, in 5-6 giorni, ed è andato molto molto bene, perché poi appunto, come dicevamo prima, è andato al Festival di Cannes, è piaciuto molto, è in fase di distribuzione perché stiamo riuscendo a piazzarlo un po' ovunque, e adesso è stato anche a Catania, e per un cortometraggio indipendente, quasi no budget, è ottimo, era il nostro obiettivo. Un giorno lavorerà per me, lo sai, sì? Che vuoi, hermano? Lasciami finire di parlare almeno. Finisci. 5 scatti, 2000 euro. Adesso girati un po' più frontale. Brava. Eccessivo. Benissimo. Perché? Perché è bella. Solo. Ma sono convinto che possa essere ancora più bella da nuda. È un cortometraggio che tocca un argomento molto particolare. Ce ne vuoi parlare? Sì, diciamo che la situazione della figlia di Mazinga racconta la storia di una dinamica familiare particolare, quindi un padre che sfrutta la figlia per poter guadagnare, usa l'immagine della figlia mercificando così il corpo della donna. È un argomento particolare perché comunque ancora oggi c'è bisogno di parlare esplicitamente di queste dinamiche, soprattutto se il padre è proprio il fautore di questi degli eventi, poi alla fine, insomma, se decide lui per la figlia. Quindi la cosa divertente secondo me è stato girare e raccontare questo in maniera, non dico innovativa, ma sicuramente originale, perché ci sono delle dinamiche proprio anche di dialoghi e di situazioni che si creano, secondo me molto molto particolari. Sei come tua madre. Stronzo! L'hai cacciata tu! A botte! Io sono rimasta solo io da picchiare! Il cast degli attori è formato non proprio da professionisti, ma da persone che vengono anche dal mondo del teatro. Sì, tipo Francesco Fiore o Enrico Milanesi Amendoni, che hanno avuto queste parti abbastanza particolari, perché comunque si devono cimentare comunque con un cambio di linguaggio, di registro, abituarsi a un respiro differente rispetto a quello del teatro. La protagonista stessa, Giorgia, viene anche lei, insomma, da una formazione teatrale. Lo faccio per te, per me, per noi. Tu adesso sei in giro per presentare il tuo lavoro un po' nell'ambito dei vari festival, ma com'è stato essere a Cannes? Beh, non è mai scontato, insomma, è sempre molto molto emozionante, e la soddisfazione di vedere un proprio lavoro fatto veramente con niente arrivare lì dove ci sono tantissimi film, anche nella mia sezione ci sono tantissimi film fatti con un budget incredibile, poi lì, insomma, l'ambiente è molto glam. Anche perché è la terza volta. Sì, infatti ogni volta è sempre comunque diversa, ci sono sempre degli aspetti nuovi che riesci a cogliere, poi comunque cambiando la giuria ogni volta cambia anche il modo in cui viene allestito, in cui viene programmato, ed è proprio quello, insomma, l'aspetto divertente, non è mai banale, non sarebbe Cannes, no, insomma. Hai qualche regista a cui ti ispiri? C'è sempre stato un punto di riferimento, però sono molto ballerino da questo punto di vista, quindi sicuramente Paolo Sorrentino è stato una mia fonte di ispirazione. Adesso sono molto legato a Ivano De Matteo.
tuo prossimo progetto? Così come ho realizzato i miei ultimi lavori, sto per girare un film intero, un lungometraggio. Parto a fine ottobre e inizio così la lavorazione. Adesso andiamo in pre-produzione, poi ottobre-novembre giriamo e poi post-produzione. In bocca al lupo. Crepi, grazie mille. Thank you.